Ragazzi, buongiorno, buon anno 2023 a tutti. Eccoci qua con il primo video dell'anno. Speriamo che sia un video che porta bene. Allora, di cosa vi voglio parlare? Vi voglio parlare di un recente post che vi ho fatto, se avete visto, inerente all'installazione, o meglio, alla preparazione collaudo dell'impianto di illuminazione luce lunare blu per la notte per il periodo cove dei canarini. Allora, due cose importanti. Uno, che la luce lunare deve essere tassativamente blu, ok? Non dovete inventarvi altri colori, arancione, rosso, quant'altro. La luce lunare deve essere blu. Perché la devo usare? Allora, io personalmente la uso solo e solamente durante il periodo delle cove. Perché? Allora, tengo a precisare che l'utilizzo è del tutto personale, ok? La scelta dell'utilizzo è del tutto personale all'allevatore, dove alleva. Generalmente è una soluzione che si utilizzano chi alleva nei locali chiusi, quindi a luce artificiale. Perché usarla? Usarla perché durante il periodo delle cove è fondamentale, una volta che la canarina inizia la cova delle uova vere, che la canarina durante la notte deve dormire. Questo è assodato. La canarina durante la notte deve dormire. Ma dove deve dormire? Deve dormire nel nido, ok? Perché è in cova. Come ben sapete e come vi rinfresco la memoria, la canarina inizia a deporre le uova. Generalmente depone un uovo al giorno. Spesso e volentieri può capitare, specie nelle canarine novelle, che depongono un uovo e poi magari saltano un giorno o due per poi deporre il secondo. Oppure a volte succede anche che saltano un giorno o due tra il secondo e il terzo. È una cosa del tutto normale, soprattutto in quelle novelle. Ma cosa c'è da dire? C'è da dire che la canarina, scusate, ma qua sono tutti impazziti. La canarina generalmente dal terzo barra quarto uovo gli sale la febbre da cova. Che cosa vuol dire? Vuol dire che voi noterete che la maggior parte delle canarine iniziano a deporre le uova, ma non stanno nel nido a covare, ok? Questo perché? Perché non gli è ancora salita la febbre da cova. Come vi ho detto, generalmente dal terzo barra quarto uovo, attenzione, ci sono canarine che anche dal primo, oppure ci sono canarine un po' più tardive che magari arrivano anche al quinto sesto uovo, o meglio, quinto sesto giorno di deposizione, però la media è che dal terzo barra quarto uovo la canarina inizia a covare giorno e notte le uova. Importante è che durante la notte la canarina rimanga a dormire nel nido e quindi contemporaneamente sta covando le uova. Però cosa può succedere? Può succedere che per qualsiasi motivo, un forte rumore esterno, un qualcosa, la canarina si spaventa durante la notte, quindi si sveglia e salta fuori dal nido. Oppure può succedere che quando le luci artificiali, si stanno per spegnere, generalmente la canarina, quando capisce che le luci si stanno per spegnere, quindi è la fase del tramonto, la canarina noterete che negli ultimi minuti, negli ultimi 5-10 minuti, è indaffarata ad andare a bere, mangiare, a fare, diciamo, come suol dire, una scorta di alimentazione per la notte. Dopodiché, negli ultimi minuti, la canarina si adagia sul nido e da lì, una volta che si sono spente le luci, la canarina non si deve più muovere. Può capitare, però, che magari una canarina un pochino inesperta o magari è una canarina che viene magari leggermente disturbata dal maschio, nella fase di tramonto
tramonto, quindi di spegnimento delle luci, succede spesso, succede a volte, che la canarina, magari nel momento in cui le luci si sono spente, non è ancora rientrata nel nido e di conseguenza è rimasta fuori. Ok, e di conseguenza rimane fuori dal nido. Ok, se non ci accorgiamo, succede che la canarina per tutta la notte rimane fuori dal nido, dorme fuori dal nido. Se la cova delle uova era già iniziata, adios uova, l'embrione morirà. Altrimenti, se ci accorgiamo che abbiamo la possibilità con delle telecamere oppure facciamo un'ispezione notturna tutte le notti, ci accorgiamo che la canarina è rimasta fuori dal nido, dobbiamo andare a risimulare il tramonto. Quindi andremo a riaccendere le luci e fargli fare il tramonto in modo che la canarina va a depositarsi sul nido prima dello spegnimento. Ok, quindi diciamo che c'è questo rischio che alcune canarine possano avere questi problemi. Tengo a precisare, nel corso di questi anni, con la formazione di un buon ceppo, rarissimamente, e dico rarissimamente, mi è capitato di avere canarine che manifestavano questo tipo di problema. Ad esempio, l'anno scorso mi è successo con una, 2 anni fa mi sembra con un paio. Mi ero accorto che la canarina rimaneva fuori dal nido, sono dovuto tornare giù in allevamento, riaccendere la luce e farla riavvicinare al nido, farla depositare nel nido. Una volta che è depositata nel nido, andare a spegnere le luci. Allorché ho detto, studiamo il metodo delle luci notturne che molti utilizzano. Difatti, noterete che ci sono in commercio barrette a LED professionali che al loro interno, quindi oltre alla serie di LED di luce diurna, all'interno hanno anche un piccolo LED blu della luce notturna che si accende appunto nella fase tramonto e rimane acceso per tutta la notte. Sono LED professionali, ok? Che hanno un certo valore. Io ho voluto adottare un mio sistema fai da te. Ho voluto realizzarlo io, avendo già appunto le strisce a LED. E adesso vi vado a mostrare. Allora, abbiamo una luce, adesso che vi faccio vedere. Allora, abbiamo un cavo, che è questo, ok? Che è Ok, questo è un cavo che è il cavo principale per le luci notturne che io poi terminato l'ho appena messo qua con un attacco, come potete vedere, l'ho appena installato. Ok, poi terminate le cove lo andrò a togliere e abbiamo messo per ogni gabbia, ok, abbiamo messo una barretta a LED che adesso vi faccio vedere quali sono le possibili soluzioni per una luce notturna, uno che vuole realizzarla. Allora, diciamo che la soluzione più pratica che ho adottato anch'io, che ho provato anch'io, è quella di installare una luce qua. Una luce a soffitto, ok? Una barretta LED, una lampadina a LED, quello che lo volete voi, una lampadina classica, una barretta LED lunga, corta che sia, blu. Il mio locale è molto stretto, ok? Quindi, prima volta che avevo adottato questa soluzione, che ho provato, che poi non ho utilizzato, di aver installato appunto una luce blu. Cosa mi ha creato? Praticamente mi ha creato che sì, le prime gabbie ricevevano questa luce blu, ma la seconda fila buio totale. Tengo a precisare che la luce blu deve essere tarata, ok? Quindi deve essere impostata un'intensità tale che la canarina e i canarini, maschio e femmina, durante la notte devono assolutamente dormire, ok? Quindi deve essere impostata un'intensità bassissima, ok? Giusto il necessario. Che se la canarina rimane fuori o che
o se esce, si sveglia, abbia la facoltà, la possibilità di ritrovare il nido e di rientrare nel nido. Quindi deve essere una luce molto, ma molto leggera che andrete a impostare tramite la vostra centralina. Quindi abbiamo detto prima soluzione, luce a tetto abortita, nel senso che non l'ho adottata perché appunto non mi consentiva questo. Viceversa, se magari l'allevamento locale era un pochino più grandino e la luce magari sistemata in un certo punto, avrei avuto una soluzione ottimale. Allora abbiamo scelto di illuminare ogni singola gabbia, quindi in ogni singola gabbia abbiamo un punto luce lunare. Io vi mostro alcune soluzioni che io ho provato, testato. Alcune di queste le ho scartate per poi ottenere la soluzione definitiva. Sono tutti particolari che trovate su Amazon, su eBay, su AliExpress, senza problemi. Allora, primo, c'è questa mini barrettina, ok? Di luce blu. Se andate a vedere su Facebook nel mio post, vedrete i tre articoli, i tre modelli che vi sto mostrando come si presentano con un'intensità al 100%. Quindi questa è una barrettina, semplicissima barrettina piccola, e qua sprigiona una luce molto molto intensa blu. E quindi anche provandola e impostandola ad un'intensità minima che è l'1%, emetteva una luce molto forte. La gabbia risultava molto illuminata, quindi abbiamo scartato questa soluzione. Seconda soluzione, dei semplicissimi bulbi LED. Questo è un piccolissimo LED, se lo vedete bene. Adesso questo è un mazzetto preso su Amazon, luce blu, ed è un piccolissimo LED che poi collegate, e questo bulbo LED, questo piccolo LED, lo potete far entrare qua o dall'alto se c'è un buco o dal davanti, posizionato in qualsiasi posto. Devo dire che questa è un'ottima soluzione, molto economica, eh? Adesso non so se è roba di pochi euro. Anche questo, impostandolo a un'intensità dell'1%, è un'ottima soluzione, quindi devo dire che era una soluzione che volevo adottare, ma dopodiché sono arrivato alla soluzione finale. Allora, soluzione finale, qual è che è? Ho acquistato delle barrettine a LED già adesive e già con il cavetto pronto. Scusatemi, delle strisce a LED, se non ricordo male erano lunghe 10 cm di luce blu. Ok, le ho tagliate all'interno di questa piccola barrettina. Ci sono tre luci blu. Perché tre? Perché la striscia LED si può tagliare ogni tre LED. Ok, se no ne avrei messo, ovviamente ne avrei messo soltanto uno. La striscetta LED si può tagliare ogni tre LED. Quindi ho tagliato i primi tre LED dove c'è il cavetto. Li ho, questa è una canalina in alluminio. Ho tagliato col seghetto queste le misure. La canalina prevede appunto una protezione opaca. Ho tagliato la striscetta LED, viene appiccicata all'interno della canalina d'alluminio. Qua c'è il cavetto a cui abbiamo attaccato il morsettino che andremo poi a collegare. La protezione, come potete vedere, è stata oscurata con una vernice nera da un lato e da questi due lati, in modo da lasciare, qui abbiamo un LED, secondo LED, terzo LED, in modo da lasciare questi due LED estremi praticamente oscurati totalmente, e acceso soltanto comparirà soltanto il LED centrale. Sotto abbiamo appiccicato delle calamite, dei bottoni calamita, una punta di super attack è appiccicato. Ed andiamo a calamitarle, come si suol dire, sul soffitto.
Ho oscurato questo perché, essendo tre LED accesi, i tre LED impostati comunque all'1% creavano una forte luminosità. Quindi siamo andati ad oscurare questi due. Siamo andati a oscurare questi due. Quindi abbiamo praticamente un solo LED visibile. Non è altro che questa soluzione. Però questa è una soluzione più volante, come si vuol dire. Questa è una soluzione un pochino più carina. Quindi la placchetta è appiccicata con le calamite. È appiccicata con le calamite. Si può spostare, volendo, la posso lasciare lì, la posso spostare a sinistra, a destra, girarla verso il centro, in modo da avere magari distribuire la luce. Quindi adesso andiamo a collegare tutto l'impianto, quindi andiamo a collegare ogni singola barretta, poi vi faccio vedere come viene collegato il tutto alla centralina Helios e messo in funzione. Allora ragazzi, come vedete abbiamo collegato tutti, vedete? Ok, vedete? Abbiamo collegato lo spinotto, sono collegati qua, tac, e siamo qua, ok? Quindi abbiamo, che mettiamo a fuoco. Eccoci qua. Allora, spegniamo un attimino. Perfetto. Ok. Allora, ci siamo. Abbiamo collegato tutto alla centralina Helios. Questo è il canale della luce notturna. Come potete vedere, è il 2 gennaio 2023, sono le 14:14, siamo nel periodo della preparazione, ancora per 29 giorni, poiché dal 1° febbraio, data che abbiamo impostato in Helios per l'inizio cove, quindi 13 ore di luce, quindi 29 giorni ancora in fase di preparazione, dopodiché passerà alla fase riproduzione. Abbiamo come sempre un'alba fissa tutto l'anno alle 6:30 iniziano ad accendersi. In questo momento abbiamo un tramonto previsto alle 18:08. Quindi siamo a una situazione di 11 ore e 38 minuti di luce di giorno, di fotoperiodo, di canarino sveglio. Quindi collegato luce notturna all'apposito morsetto. Adesso andiamo. Faccio vedere, imposta luci. Ok, abbiamo il canale A che è la prima e la seconda fila di gabbie, quindi le 10 gabbie destinate alla riproduzione, dove abbiamo i canarini maschi. Sono in una situazione di intensità luce all'80%. Poi abbiamo il canale B, che è l'ultima fila dove ci sono messe le canarine femmine. Loro sono ad una situazione del 30%. Ogni settimana, ogni lunedì mattina, andiamo ad incrementare questa intensità. Infatti, lunedì prossimo andremo a portare i maschi al 90% e le femmine le porteremo al 40%. Qua sotto, come potete leggere, c'è il canale N,
che è il canale notturno. Adesso si spegnerà tutto, si farà tutto buio, perché se io mi sposto sul canale N per la regolazione dell'intensità, le altre due si spegneranno. Ecco, ci troviamo al canale N con l'intensità impostata dell'1%. Cerchiamo di farvi vedere come sono. Ecco, come potete vedere, spero di poter mettere a fuoco il più possibile. Ok, adesso ovviamente col telefonino non c'è la resa che vorrei darvi, ma vi posso dire che è una luce talmente leggera che spero che si riesca a vedere. Sì, così riesco. Talmente leggera. Mi spiace perché non si vede la situazione reale dalla gabbia, però vi posso dire che il canarino praticamente si è quasi fermato per andare a dormire, come si vuol dire. Adesso vi faccio vedere, vado a modificare l'intensità, quindi vado a incrementare questa intensità che voi vedete adesso all'1%. Ok? Adesso farvi vedere. Guardate. Allora, questa è un'intensità al 100%. Non riesco a farvela vedere, ma vi posso garantire che la gabbia è completamente illuminata di blu. Ok? Sembra di essere, tra virgolette, in una discoteca, ma è completamente illuminata. Totalmente illuminata. Al 100%. Io per avere una soluzione ottimale, magari vi allego qualche foto, eh. Io per avere una soluzione ottimale devo impostarla all'1%. Com'è andata? Tutto bene? Vi chiederete: ma Omar, ma come fai ad accendere la luce blu quando spegni? Ragazzi, Helios fa tutto da sola in automatico. Cosa succede? Che nei 30 minuti impostati per alba e tramonto, quindi la fase dei 30 minuti in cui Helios va in tramonto, quindi va a spegnere la luce diurna, in quei 30 minuti contemporaneamente abbiamo un tramonto, cioè scusate, abbiamo l'alba, un'accensione nei 30 minuti della luce lunare. Quindi quando avremo lo spegnimento delle luci diurne, avremo la luce lunare già accesa. Rimarrà accesa per tutta la notte, ok? La mattina successiva alle 6:30 abbiamo l'alba, quindi iniziano gradualmente ad accendersi le luci diurne, contemporaneamente la luce lunare va a spegnersi. Quindi alle ore 7 di mattina, terminati i 30 minuti di alba, avremo raggiunto l'intensità impostata per le luci diurne e avremo la luce notturna totalmente spenta. E questo così ad ogni ciclo, tutto solamente in automatico. Cosa che con la vecchia TC420 andava programmato un canale specifico, ok? Quindi o il 2, il 3, il 4, il 5, non lo so quello che volete, dovevate programmarlo per far sì che appunto ad ogni step che state utilizzando ci sia la fase lunare, quindi diventa un attimino più elaborato, più complicato mettersi lì al computer e fare appunto la programmazione di tutto. Detto questo, il video è terminato. Tengo a precisare, tengo a ribadire che è
una soluzione non fondamentale, non indispensabile per il vostro allevamento, e se lo è, sappiate che vi serve solo e solamente per il periodo delle cove, perché in tutti gli altri periodi i canarini dormono, non hanno bisogno della luce lunare, non stanno covando, quindi non hanno necessità di queste soluzioni, di questi accorgimenti. Dopodiché la scelta di adottare questo sistema o non adottarlo è solo e solamente vostra. Decidete voi, i vostri canarini sapete come sono, come non sono, come stanno, come si comportano. Viceversa, comunque, se si comportano bene, tenetelo, diciamo, in considerazione come eventuale soluzione per i problemi che vi ho detto all'inizio che possono presentarsi durante il periodo delle cove, perché sinceramente buttare via una nidiata di 2, 3, 4, 5, 6 uova, quelle che sono, solamente perché una notte la canarina rimane fuori dal nido. Quindi sappiate che se le uova erano già in cova da un giorno, 2 giorni, 3 giorni, quello che è, e per una notte rimane la canarina fuori, le uova sì, l'embrione era già partito con la formazione, stando fuori si raffreddano, 99% l'embrione muore. Ok? Quindi prendete voi in considerazione questo, valutate voi, se avete dei consigli da darmi, commentate, scrivete, se lo fate, però poi rispondetemi, perché nel post che ho fatto delle luci, qualcuno mi ha scritto: ma non facevi prima comprare le luci notturne che ci sono in commercio per gli uccelli e per i rettili? Io gli ho scritto: mostrameli, mandami i link che magari prendo spunto, prendo idea. Non si è più fatto sentire. Ma perché? Perché le luci notturne per gli uccelli non ci sono, non hanno bisogno del. Cioè, un conto gli uccelli e un conto sono i rettili. Attenzione, sono due cose completamente diverse. Sì, ci sono le luci per i rettilari, quelle cose lì, ma la luce notturna specifica non c'è per gli uccelli, ok? Ribadisco, è una semplice luce blu, un punto luce, che sia una lampadina incandescenza, che sia un LED, che sia un bulbo, che sia una striscia, che sia una piattina, deve essere blu. Sbizzarritevi voi. Questa per me è la soluzione migliore qualora non abbiate delle barrette a LED super professionali che ci sono, delle note marche che le producono, che al loro interno hanno già questo LED blu, ok? Già nella piattina. Comodissimo, ok? Comodissimo. Fa sì che appunto evitare questo coso. Qualora non ci fosse, con forse una decina di euro, 10-15 euro forse, esagerare, abbiamo realizzato l'impianto notturno che utilizzeremo solo e solamente quando abbiamo la necessità, cioè durante il periodo delle cove, dopodiché verrà tolto perché non abbiamo bisogno. Ragazzi, vi saluto, grazie per questo primo video dell'anno, ci vediamo presto. Ciao ciao!